Allora nonno, ascoltami attentamente. Tu in questo video dovrai trasformarti in mob e farmi cose brutte, nel senso uccidermi, farmi fuori se ci riesci chiaramente. E tu sarai il mob controllato, insomma, cioè tu controllerai i mob. Adesso trasformati nel tuo primo mob, vai, oh creatura. Ah, che schifo, una strega schifosa, puzza, veramente, cioè si sente già da qua. Ok, io direi che mi devi dare un attimo di vantaggio perché sennò non vale. E prego, vai via, ciao, ok, perfetto. Ragazzi, guardate che è importante questa cosa perché ho già preso il legno e la pietra e tutto quanto. Quindi noi adesso dobbiamo giocare una normale vanilla, come se fosse una normale vanilla. Ma cercando di stare attento a quel pazzo di nonno che è tutto un mob strano. E stavo pure facendo qua due crafting table a caso. Però dobbiamo andare più in miniera. E poi sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti al cibo, perché non ce l'ho. Cioè, ho preso il legno ma non ho preso il cibo. E sono stato stupido, ragazzi. So che sono stato stupido e vi chiedo scusa, porca puzzarda. Per colpa mia forse moriremo di fame, ma non vi dovete preoccupare. Dobbiamo cercare di stare calmi e non preoccuparci. Oh, ecco i polloni. Ciao, mi stavo venendo da piangere, ragazzi. Porca puzzarda. Ah, adesso vi uccido tutti, schifosi. No, ovviamente non uccidete. Nel senso, io lo faccio ma su Minecraft, perché ovviamente, ragazzi, non pensate. Cioè, nel senso, a me piangerebbe tanto il cuore se vedessi una cosa del genere fatta nel... Ah! Per carità divina, vai via, puzzi. Mamma mia, oh, cosa sta facendo? Questa è una pazza strega schifosa. E no, mi tira le... Io gli tiro le uova, allora. Vai via. Ciao. Io ti... Ah, stupida. Adesso divento io la strega. Guarda, io l'unica arma che ho adesso contro la strega sono le uova. Dobbiamo stare attenti, però, perché potrebbe essere qui da qualche parte. L'ho vista, dobbiamo scappare meglio, dobbiamo scapparcene via. Prendiamo queste cose che servono per infilargliele nel sedere. È importante questa cosa, magari se ne scappa via prima o poi. E dovete sapere che il nonno, cioè il nonno, vabbè, insomma, il mio amico che è appunto nonno volante, si può trasformare in tutti i mob che vuole. Ammesso che possano chiaramente stare al sole con le condizioni, appunto, cioè nel senso, se voi pensate, gli zombie possono stare al sole, cioè non possono stare al sole. Quindi, qua è tutto buggato, dai, che schifo. Quindi se i mob non possono stare al sole, ovviamente lui si deve trasformare in qualche mob che può stare al sole, tipo la strega o tipo il creeper. Poi dopo per la notte può essere anche zombie o scheletro. Però dobbiamo trovare immediatamente una caverna prima che lui ci faccia fuori, ragazzi, importante questa cosa. Ok, sapete cosa faccio adesso? No, dai, via, via immediatamente, devo farmi un po' di cibo, per carità. Cioè, non mi stai dando 2 minuti di pausa? Fai schifo. Sappilo, fai schifo. Cioè, sei una me... Insomma, una persona un po' troglodita, che sarebbe il... l'aiutante... No, l'abitante delle caverne, troglodita, ragazzi, per chi non lo sapeva. Io l'ho scoperto perché la prof diceva sempre troglodita. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ma non c'è qualcuno qua dietro, vero? Ok, no, perfetto. Adesso io metterò qua la mia postazione bellissima, così almeno, ragazzi, faccio una fornace che poi potrà diventare del cibo. Una fornace che diventa un qualcosa, assolutamente no. Cioè, nel senso, non è che mi mangio... Ragazzi, ho visto quello là, è un pazzo Ah! Vai via! No, dai, per favore, io ho tirato le uova. Te ne devi andare, via, show, via, via. Non rompere le palle, vai via. Vai via. Non riesce nemmeno a passare, ma è stupido, poverino. Ah, che stupido. Mi sa che è un po'... Ci metterà un bel po' a capire, ragazzi, tranquilli. Ma è davvero deficiente, non riesce a passare. Vabbè, dai, aspettiamo, vediamo, magari riesco a dargli qualche aiuto. Magari se mi sposto da qua prima che... Vediamo, perché, nel senso... Ok, perfetto, andiamocene via, ragazzi, prima che arrivi questo pazzo squinternato di un mio amico nonnone. Puzzardo, che non sei altro, puzzardo, puzzardo, scappiamo. Dobbiamo essere come gli indiani d'America, tipo gli indigeni. Come, cosa sto dicendo, gli indiani d'America, gli indigeni? Tipo, avete presente che loro facevano tipo... Ecco, noi dobbiamo essere proprio così. Non so il perché, in realtà, però è bello fare... Fatelo anche voi, no scherzo, se ci sono i vostri genitori vicini magari non fatelo. O vi chiedo scusa, signori genitori, se ho fatto fare brutti versi ai vostri figli. Vi chiedo molto, molto scusa. Ovviamente adesso dobbiamo però trovare una caverna prima che quel... Ah! No, stiamo scherzando, io sto per morire letteralmente. Stavo per morire, ragazzi, cioè nel senso, stiamo attenti perché sennò qua, se moriamo... Però questo è un ottimo nascondiglio, è un ottimo, lui non ci troverà mai qui. Ma e poi mai? Certo che questa potrebbe essere anche la nostra trappola, ragazzi, perché se no noi non riusciamo a scappare da qua. Porca puzzarda, devo starmene più attento a me. Cioè, a me, non a me, nel senso, a queste cose qua, perché se io muoio, muoio per sempre, non va bene. Musica bella, musica bella.
Messa, perfetto. Allora, dobbiamo andare a prendere del ferro perché magari riusciamo a sconfiggerlo. Ma è perché chiaramente, ragazzi, dovete... perché? Cioè, com'è possibile che lui è caduto da sopra, spero? Perché, altrimenti non me lo spiego. Come caspita ha fatto a venire qua? Perché questo non era un ragno, vero? Cioè, almeno credo, perché sinceramente ora non lo so nemmeno io. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Vi chiedo scusa se adesso state vedendo queste cose, ma porca puzzarda. Va bene, dai, va bene. Almeno non moriamo troppo. Adesso metterò un po' la mia crafting table qua. Cioè, crafting table, insomma, quel che cavolo è. Ah, non ho cibo. Ragazzi, non dobbiamo farglielo sapere questo. Dobbiamo immediatamente farci del ferro e una crafting table. Dobbiamo stare veloci per oggi. Dobbiamo andare veloci, perché se non andiamo veloci lui magari arriva e ci fa fuori. Potrebbe benissimo essere qua sopra. Oppure dobbiamo anche nasconderci bene. Oppure potrebbe essere da qualche parte qua in giro senza che noi lo sappiamo. È importante cercare di far veloci. Prendiamo anche il carbone, perché magari prima che diventi notte, ovviamente, noi dobbiamo anche avere delle torce, perché se noi non abbiamo delle torce dopo non vediamo niente. Oppure... ragazzi, mi sa che lui è lì. Facciamo finta che non ci abbia visto. Porca puzzarda. Mannaggia, lui dobbiamo attaccarlo, mi sa. Dobbiamo... no, però si sta comportando... ok, attenzione. Forse o non mi ha visto, ma secondo me è un po' stupido, perché è impossibile che non mi abbia visto. No, 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 ragazzi, forse mi ha visto. Forse... no, non mi ha visto, vero? Ti prego, non mi dire che mi ha visto, perché sennò urlo in giappo urlasio, che è una nuova lingua che ho appena inventato. Non pensate male, perché sennò io devo urlare ancora di più. Faccio ma molto più forte. Aiuto. Ok, dobbiamo stare ma scusate, ma questi sono veri ragni secondo me, perché lui non si comporterebbe mai così. Oh santa Maria. No 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 no. Ehi. Ma cos'è? Ma oi, ma non riesco a colpirlo, perché non mi... no no, è lui. Allora è lui, ha saltato per forza lui. E te ne vai per favore. Aspetta, adesso provo a spostarlo un attimo qua in stanza, vediamo che cosa dice. Ma porca puzzarda, cosa sto facendo? Perché non riesco. Aspetta, nonno, ciao. Allora, prova a parlare un attimo. Oi, ciao, ciao. Oh, ti sento bene, no? Perché prima ti sentivo molto male. Allora, devi fare... devi, nel senso, se mi vedi che sono fermo, però devi un po' andartene via, perché io mi stavo cuocendo un attimo il mio ferro. Stai rompendo un attimo il coglio. Ah, va bene, va bene. No, 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 dai, vabbè, adesso ti torturo. Mamma mia. Torturi me. Forse sì, non sì. Hai capito che qua io sono il boss. Va bene. Non so cosa ho detto, ragazzi, vi chiedo scusa per questa tragica commedia che ho appena fatto. Però prendo il ferro e me ne... no, devo uscire da qua. Mi dai una mano, nonno? Aiutami ad uscire, per favore, immediatamente. Aiuto? Ah, assolutamente. Arrivo subito. E vai anche via dalla stanza, perché già inizia a parlare male e non va bene questa cosa. Addio. Addio, ciao. Vediamo. Ok, perfetto, se n'è andato. Cosa sta... sta volando, come si permette quel puzzardo schifoso? Ok, perfetto, ho messo una bellissima musica. Adesso lui penso che ci teletrasporterà fuori, perché gli ho detto di darmi una mano. Penso che me la darà in questo modo, dato che non ha scelta, esatto, vedete. Che bello avere uno schiavo come nonno che mi teletrasporta su Minecraft. È proprio bello, cioè dovrebbe essere quello che mi impedisce. Però tranquilli, ragazzi, sono proprio queste le cose belle di Dunis, no? Dopo tutto. Cioè, nel senso, chi è che vi fa ste robe? Cioè, veramente, dico io. Cioè, poi, comunque, questa cosa mi sa che l'ho presa in cioè, ringrazio molto Dream, il signor Dream, che ha fatto questa idea bellissima, che ha avuto questa bellissima idea, appunto, di dei mob che vengono controllati nel gioco, su dai giocatori, ovviamente. E ringrazio, molto bella idea. Però nonno dovrebbe iniziare a darmi fastidio, perché comunque qua io sto ancora abbastanza bene. Cioè, probabilmente scarso lui come al solito, no? Perché vabbè, dobbiamo cercare di capirlo, ragazzi. Comunque è un nonno a 87.000 anni circa, più o meno, giorno più giorno meno. Poi, stessa roba, no? No, questa cosa però è un po' illecita, quella che ha fatto lui, scusami. Non può tra... oh santa Maria, io non so cosa sia. Quello non è un mob, comunque. Non... io ve lo sto dicendo, quello non è un mob. E comunque mi ha teletrasportato via, dov'è? No, seriamente, dov'è? Io lo faccio fuori dopo. Io lo faccio fuori. Cioè, come... allora, adesso gli tolgo l'OP. Ragazzi, gli togliamo... scrivetemi nei commenti se dobbiamo togliergli l'OP. Perché evidentemente non ha capito niente. Come al suo solito, mannaggia lui. Non ha capito assolutamente niente. E questa cosa mi fa leggermente innervosire, caro nonno. Perché mi hai teletrasportato. Io stavo facendo una cosa molto importante con la mia fornace. E per l'amor del cielo, non pensiamo male. Non pensiate male, sapete? Perché se pensate male, insomma, non dico niente, perché poi ognuno può pensare quello che vuole. Però, insomma, cioè fa un po' schifo. No, dai, scherzo. Anch'io ho pensato male appena l'ho detto, quindi anch'io sono colpevole di... ma cos'è? Uno zombie con una TNT in mano? Io intanto lo sto ignorando, intanto, cioè sì, tranquillamente. Tranquilli, adesso guardate cosa gli sto per fare. Che schifoso, madonna mia, di...
Però dovrebbe essere col pipe. Adesso lo sposto di nuovo. Lo sposto di nuovo. No. Allora, no. Oddio, sì? Cos'è successo? Ciao. Allora, dovresti essere colpevole. Cioè, nel senso, ti devo poter colpire, però non è che devi sempre non essere colpibile. Capito? Cioè, ti devo poter colpire. Sì. Quindi sì, forse sì, dovresti diventare... Ok, perfetto, bene. No, perché sennò, che caspita faccio? Io non ti devo per forza colpire. Idiota che non sei altro. No, non puoi, sono invincibile. Per carità divina, chiuditi immediatamente, vai via, ciao. Vai via. Addio. Si è sentito malissimo, ragazzi, per un secondo. Vi chiedo scusa per questo da parte sua, perché dovrebbe... Vabbè, insomma, vi chiedo molto scusa per questa brutta prestazione che ha appena fatto nonno, perché mi rendo conto che per le vostre orecchie non sia stato assolutamente bello. E io ci penso a voi, ragazzi, ci penso sempre a voi in tutti i miei video. Io cerco di pensare sempre di più a voi, alle vostre bellissime orecchie e ai vostri bellissimi occhi. Di modo che... poi possiate godere di questi video bellissimi, guardatelo. Che stupido. Come si è permesso? Ha usato una strategia invincibile di sto pene pippolo, insomma, per non dire qualcos'altro di brutto. Però, insomma, adesso potrei anche fare io una strategia, come per esempio cercare di attirarlo in una trappola divina. Come io sono divino, dopo tutto, no? Perché voi sapete che io sono abbastanza divino di sto cappero. Insomma, dai, scherzo, chiaramente, non... Cos'è stata questa roba? Mi ha tirato... Quella è una strega, ragazzi, e non è una strega normale. Sapete benissimo che strega è, la strega di nonno. Immaginatevelo lui nella... Sì, ma è scemo, cioè è morto. Ho ucciso nonno. Sono io la strega adesso. Che bello poter uccidere questa cosa. Questa cosa che è chiamata anche nonno. Va bene. Adesso direi che siamo raggiunti ad un minutaggio abbastanza buono, ragazzi. Io direi che però anche questo video possa finire. Quindi adesso spostiamo nonno, così sentiamo se riesce a parlare oppure no. Quindi nonno, ciao, eccoti qua. Allora, ciao, nonno. Ciao. Sì. E niente, è finito il video. Hai fatto il schifo. Ah, è finito? Sì, perché sei morto. Sei morto, quindi per colpa tua adesso i ragazzi non possono... Sei cattivo. Morto di nuovo. Ecco, appunto, quindi adesso deve finire. E niente, lasciate like, ovviamente, ricordatevi, anche se non si dice dal 1930. Commentate con cosa ne pensate di questa cosa, commentate con quello che volete. Oppure, se non avete voglia di commentare, mandate il classico simbolo brutto nei commenti, che però mi fate capire che non avete voglia di commentare. È molto bello questo, cioè dico, non è bello e non fatelo, per carità, però dico, insomma, se lo volete mandare, io lo gradisco. E qua c'è un Wither e ci vediamo al prossimo video. Ciao!